Alessio Dragani oggi non ha segnato, l'Ortona ha vinto, ma nei suoi tre gol c'è stato sempre lo zambino di Dragani. No, sì, sì no, l'importante oggi era dare una risposta. Il mercoledì abbiamo affrontato il Laval di Sanga, abbiamo fatto un'ottima gara, non siamo riusciti a segnare oggi, insomma, ci siamo ripresi anche qualcosa che non è, non è avvenuto mercoledì. Siamo contenti, dobbiamo continuare così, speriamo che abbiamo incanalato la strada giusta, insomma. Ha vinto la squadra, ma la squadra ha bisogno delle fantasie di Dragani. No, 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 la squadra ha bisogno di tutti, non ha bisogno delle fantasie di Dragani. Quando si fanno questo tipo di partite, tutti insomma, sul pezzo, tutti concentrati, si vince, se no non, non basta una persona sola. L'Ortona non vinceva da parecchio tempo? Eh, non vinceva da parecchio tempo, ma meno male abbiamo vinto, abbiamo convinto, credo anche, adesso bisogna portare avanti insomma, questo trend. Il Villa ha perso la prima partita bella soddisfazione per voi? Eh sì, una bella soddisfazione anche perché comunque avevamo anche tanti ex dall'altro lato, insomma, prima, prima o poi doveva perdere, meno male che è successo oggi, penso che abbiamo strameritato insomma questa vittoria. Miocchi, oggi una bella ortona. Sì, eh, abbiamo preparato tutta la settimana la partita di oggi che era molto importante, dato che venivamo da un periodo molto difficile, però fortunatamente abbiamo risposto a alla partita di oggi, che era molto difficile. In fase di interdizione si è visto un grande in... miocchi. Lascio gli altri giudicare, non, non sono uno che dice L importante l'importante è che abbiamo fatto bene e che abbiamo vinto. Il gruppo cresce? Sì, sì, sicuramente. Loris Scioletti, il centrocampo va bene? Ma Il centrocampo oggi ha girato bene, ha girato bene. Daniele si sente, la mancanza di Daniele è un giocatore molto importante per noi, però noi, come hai detto tu bene, il gruppo che vince, mai il singolo. Palla a piede si gioca meglio: palla a terra. Certo, palla a terra quando si gioca così ci si diverte, quando ci si diverte viene tutto, tutto meglio. Dopo, con un Alessio così è facile. Ma okay. era la partita della svolta, la partita che l'Ortona doveva dimostrare il suo valore. Così è stato. Sì, così è stato, ora dobbiamo pensare a continuare perché il nostro secondo me problema è il fatto di non essere costanti e domenica abbiamo un'altra gara determinante, anzi tutti sono determinanti e dobbiamo continuare così. La squadra ha giocato bene anche senza avvantaggiato. Sì, ha giocato bene perché siamo entrati in campo con la giusta convinzione. E poi è normale che la mancanza di Daniele è un giocatore diverso da, da me, e da Sciolitti, quindi è molto importante. Però abbiamo fatto bene anche, anche noi, è importante che, che rientra, che, che guarisce, perché ci serve. Carlo Luciani, vicepresidente dell'Ortona. Oggi per scaramanzia si è messa la giubba rossa. Ma vabbè, oggi hanno tirato fuori tutto quello che avevano, era, era arrivato il momento di… infatti glielo ho detto, adesso sono andato negli spogliatoi perché bisognava tirare fuori gli attributi e ce l'hanno, quindi hanno fatto una partita maschia che dovevano fare contro una seconda in classifica, quindi complimenti a tutti. Si è visto anche un gioco di qualità. Finalmente. Un ottimo gioco, ci siamo divertiti sugli spalti, è quello che volevamo vedere dall'inizio del campionato, però adesso speriamo, purtroppo domenica ci abbiamo il Casalbordino e eh, vediamo un attimino a Casalbordino di limitare i danni il più possibile anche se eh, dobbiamo andare con, col piglio giusto. Come siamo stati oggi dobbiamo andare anche a Casalbordino, non dobbiamo avere timori di nessuno. Presidente dell'Ortona Calcio Rocco Iorisci, finalmente il sorriso. Sì, ci voleva una grande vittoria contro un avversario difficile da incontrare, però i ragazzi hanno reagito alla grande, quindi sono doppiamente felice. Ci è voluto tempo per vedere una bella Ortona. Sì, eh, ci è voluto un po' di tempo, però alla fine, alla fine se il risultato è questo, diciamo abbiamo aspettato non invano. Qualcuno ha scritto l'Ortona non ha l'autostima. È vero, Presidente beh l'autostima può andarsene quando chiaramente non arrivano i risultati, però questi ragazzi hanno vinto tanto negli anni passati e quindi possono trovare dentro di loro l'autostima e oggi è stata una partita in cui l'autostima è uscita e abbiamo giocato alla grande. Oggi anche i tre fuori quota hanno giocato alla grande. Sì, sì, tutti quanti, fuori quota, eh, tutta, la squadra, tutta la squadra perché avevano voglia di dimostrare quello che in realtà sanno fare, eh, cioè giocare, giocare sempre eh, alla grande, sempre sta, stando in palla, e facendo una partita come, hai visto, come abbiamo visto tutti quanti. Una, una partita in cui non hanno lasciato nulla di intentato. Il risultato è 3-1, poteva essere benissimo. 4-1, 5-1, non, non avevamo rubato nulla quindi sono contentissimo Tommaso Di Biccari ortonese ha giocato tanti anni con la casacca geloverde, anni fa ha allenato anche l'Ortona, è sempre un bel effetto tornare qui al comunale Sì va bene tornare da, da ex è sempre un'emozione particolare soprattutto in questo stadio dove ci ho giocato tantissimi anni eh, oggi è andata male prima o poi doveva succedere eravamo imbattuti una sconfitta meritata, abbiamo approcciato male la partita, mentre l'Ortona ha fatto un primo tempo secondo me da categoria superiore e quindi ci sta questa sconfitta. La partita sembra essere stata decisa nei primi minuti? Sì, diciamo che il nostro primo tempo, forse il peggior primo tempo che abbiamo fatto in questo campionato, è coinciso anche con una sfortuna di, di aver fatto due autogol e quindi. Eh, contro questo, non puoi lottare più di tanto. Loro sono stati superiori nettamente. Rimane la striscia positiva della sua squadra: 12 partite senza sconfitte, 6 pareggi e 6 vittorie. Un bel rollino di marcia. Ma sì, sicuramente non posso rimproverare niente, ragazzi. Oggi è una partita sbagliata, ma ci può stare. E, e, finora abbiamo fatto bene. Una squadra costruita per, per fare una, una salvezza tranquilla poi. Adesso stiamo lì, lottiamo domenica dopo domenica, però ci sta che poi perdere l'Ortona perché l'Ortona è una squadra che io a inizio campionato avevo dichiarato come forse la, la favorita insieme a un altro paio di squadre. Quindi ci sta. Mario D'Ambrosio, allenatore dell'Ortona, finalmente una bella vittoria, una vittoria meritatissima. Una bella vittoria frutto del lavoro che stiamo facendo ormai da qualche mese. Partita giocata bene, benissimo ad alti livelli, giocando la palla velocemente come piace a me, contro un'ottima squadra che gioca un bel calcio, che finora su 12 partite se ne aveva vinte 6 pareggiate, aveva preso solo 8 gol, perciò diciamo che era impegnativo il test di oggi e abbiamo fatto una, una buonissima prestazione, però è una prestazione che noi dobbiamo dare continuità nell'arco di tutte le partite da qui alla fine del, della stagione. Il centrocampo ha giocato bene anche senza avvantaggiato. Sì, ho chiesto ai ragazzi che oggi giocavano in quella zona di campo che sono scioletti ai miei occhi di fare le cose facili, semplici, perché loro li sanno fare, e di stare corti, compatti, di andare sulle seconde palle diciamo che hanno fatto benissimo tutto quello che gli è stato chiesto dal, dal sottoscritto ma sono stati supportati da, dai loro compagni, dai, dai difensori, da, dagli attaccanti tutta la squadra ha fatto una grandissima prestazione oggi Per la prima volta si è vista un Ortona che gioca la D'Ambrosio cioè con Barbetta che scende sulla, sulla corsia di sinistra. Sì ma a volte Barbetta però esagera a portare la palla perciò bisogna vedere un attimino come spingere e quando bisogna spingere sì, ma poi, ma ripeto, ma il gioco del calcio, cioè ci, ci sono tante situazioni, si può attaccare con i terzini, con gli esterni, si può attaccare anche centralmente, poi è soggettivo, dipende a chi piace giocare da una maniera, a chi piace giocare un'altra, a me interessa il risultato, è bel gioco, io mi auguro che poi ci si possa anche arrivare, però quello che, che conta, quello che mi chiede la società eh, sono i risultati. Poi se supportati da bel gioco, ben venga. Ma è stata questa la partita migliore espressa dall'Ortona? Ma forse una delle migliori perché col Fossacesa abbiamo fatto una, una gara grandissima dal, dal primo al 95. Oggi secondo me forse ancora qualcosa in più perché il ritmo e l'intensità che abbiamo dato è stato, è stato importante. Può fare a meno di Dragani la sua squadra. Ma... È un uomo, un giocatore che fa assist in continuazione altruista e lui è stato sempre presente anche oggi nei tre gol realizzati dall'Ortona. Allora le caratteristiche di Alessio Dragani e di Daniele Avantaggiato in questa squadra non, non ce l'ha nessuno, è normale, lo vediamo tutti quanti, però è normale che se, manca, se dovesse mancare Alessio e come è successo oggi e ci mancava Daniele Avantaggiato cioè bisogna farsi trovare pronti ogni giocatore con le proprie caratteristiche. L'importante è che si metta a disposizione del, della squadra e questa è la cosa fondamentale che dobbiamo capire tutti quanti. Adesso l'Ortola è chiamata a giocare contro la Capolista fuori casa, contro il Casalbordino. Sì, è una partita difficile, soprattutto sul loro campo dove campo in terra battuta, anche se loro sono una squadra che ha qualità, perciò diciamo, hanno qualità e giocano su una superficie che non è idonea per le loro caratteristiche. Noi andremo lì a fare la nostra partita, abbiamo entusiasmo, stiamo iniziando a essere consapevoli della nostra della nostra forza, con tutto il rispetto del Casalbordino, andremo là e cercheremo di metterli in difficoltà. E volevo fare a nome mio, a nome della società e di tutti i ragazzi le condoglianze a Roberto La Selva, perché da poche ore diciamo, ha perso il papà e ci tenevo a dedicargli questa vittoria, perché è una persona squisita e se lo merita Mario D'Ambrosio, Tommaso Tucci, Edoardo Di Pierro per Punto Ortono.